Benvenuti a tutti, buongiorno. Scusate per questo setting domestico che da un lato insomma, ci costringe ad un grado di formalità meno spiccato che in altri momenti, dall'altro insomma, fa sì che questa sia veramente una conversazione tra colleghi. Allora, il tema di questo webinar è l'interdisciplinarietà, cioè rifletteremo sul metodo di lavoro o su uno dei possibili metodi di lavoro, l'interdisciplinarietà nella didattica della storia. Allora, provo a presentarmi un secondo mostrandovi una piccola slide, appunto c'è cioè il titolo di questo incontro che è come vi dicevo, il gioco interdisciplinare e qui la parola gioco ha una sua importanza, vedremo poi perché, nella didattica della storia. Io mi chiamo Francesca Salvadori e sono insieme a Giovanni Viarengo l'autrice di un manuale di storia per la scuola secondaria superiore di primo grado, quindi per le medie, pubblicato da Sei nel 2019. Allora, proviamo a fare una micro introduzione. Interdisciplinarietà è effettivamente una cosa di cui si parla parecchio, tuttavia è ben poco praticata nelle nostre aule. E devo dire, questo mi ha fatto riflettere perché l'interdisciplinarietà mi pare di fatto un elemento proprio costitutivo della disciplina storica, o almeno lo è nella storia che insegniamo noi in classe, nel senso che noi siamo costretti a muoverci su quello che potremmo definire un piano macroscalare, cioè con un alto grado di generalizzazione. Quindi dobbiamo includere nelle nostre lezioni di storia tutta una serie di affondi che sono centrali per descrivere, diciamo, la vita del passato. Lo specialismo, cioè la concentrazione su un tipo di storia o quella che per molto, molto tempo è stata chiamata la storia, cioè fondamentalmente la storia politica, è qualcosa che semmai noi incontriamo da storici di professione o negli studi universitari e post-universitari. Mi spiego meglio. Torniamo appunto alla riflessione che si faceva sull'identificazione della storia con la storia politica. Da quasi un secolo, insomma, ci sono state scuole storiche che hanno messo naturalmente in dubbio questa identificazione. Tuttavia, la prassi didattica ancora oggi fa fatica a recepire questa idea del fatto che che la storia insegnata a scuola debba essere una storia non solo politica, ma davvero interdisciplinare. Interdisciplinare, che cosa intendo? Intendo una storia che tocchi tutte le altre storie che alla fine caratterizzano un po' gli insegnamenti scolastici delle discipline umanistiche, no? Cioè la storia della cultura, la storia della filosofia, la storia dell'arte, la storia della musica, la storia dell'economia, no? Tutte queste altre storie sono storia, no? Ma spesso noi non siamo abituati a recepire, insomma, questo assioma. Perché? Non è colpa nostra. Nel senso che intanto non ci siamo ancora probabilmente formati su libri, su manuali anche universitari di grandissimo livello, che però seguivano, diciamo, dei filoni, in particolare il filone appunto della grande storia politica, talvolta con qualche inserto di storia economica, ma lì il discorso si fermava. E ci siamo formati non solo come studiosi, ma anche proprio come didatti, cioè come insegnanti, su manuali scolastici che erano costruiti in questo modo, cioè che erano costruiti tendenzialmente con una narrazione principale, che era la narrazione degli eventi politici, e poi
se andava bene, degli apparati secondari che erano considerati assolutamente accessori, che magari davano appunto qualche affondo sugli altri aspetti. Tenete conto che ancora adesso molti manuali sono concepiti in questo modo. In realtà in anni recenti sono uscite diverse proposte molto più complete da questo punto di vista, ma poche sono quelle che sono proposte naturalmente editoriali, che sono costitutivamente interdisciplinari. Ecco, noi con Raieri abbiamo invece proprio cercato di portare avanti, di ideare un libro che sia costruito in questo senso. Quello che io cercherò di fare oggi è provare a diciamo scendere dal piano teorico al piano pratico, ovvero darvi qualche esempio di come si può davvero in classe fare delle lezioni interdisciplinari e come naturalmente questo renda possibile una grande varietà anche del discorso, che a mio avviso lo rende più interessante. Quello che ho pensato di fare è proporvi un tema attuale, cioè, ecco, faccio solo una piccola premessa, ho proprio scelto perché mi sembrava di maggiore chiarezza nello svisceramento del metodo, ho proprio scelto di concentrarmi su un solo tema, quindi parleremo di una sola cosa, ma proveremo a guardarla da tante angolature differenti. Allora, il tema che ho scelto è, vi dicevo, un tema attuale, nel senso che sono partita dalla riflessione sulla crisi che stiamo attraversando, la crisi sanitaria, la crisi del famigerato Covid-19. Partendo dall'idea che si tratta di qualche cosa che non è ancora storicizzato, ma che certamente lo sarà. Cioè, i prossimi manuali che usciranno tra 4 anni dovranno inserire la storia di questa di questa strana, di questa inaspettata crisi che noi stiamo attraversando. Naturalmente è qualcosa di nuovo, ma anche qualcosa di antico, perché la storia è stata costellata di epidemie e di pandemie. E allora esistono dei punti di contatto, esistono degli aspetti di quelle crisi passate che possono gettare luce su ciò che stiamo vivendo nel presente? A mio avviso, assolutamente sì. Allora, declinare questo tema richiede prima una classificazione, cioè prima proprio di entrarvi dentro volevo ancora farvi vedere un'altra slide che ho preparato. Andiamo avanti. Ecco, allora qui riassumo ciò che stavo cercando di dire prima, ovvero che il discorso storico è costitutivamente interdisciplinare e lo vediamo già, a mio avviso, dalle primissime note con le quali noi dovremmo iniziare tutte le nostre lezioni, e cioè l'uso di cronotopi. La storia è vero che è la scienza del tempo, no? La disciplina che studia le manifestazioni di Cronos, cioè il dio del tempo, ma non si può fare scienza del tempo senza fare scienza dello spazio, quindi senza fare studio dei topoi, quindi della geografia, dei luoghi. Adesso vedremo, vi mostrerò appunto una carta, ma se noi apriamo le nostre lezioni con i cronotopi, quello che vi dicevo prima è che il nostro discorso dovrebbe abbracciare tutti gli aspetti dell'evoluzione della cultura umana, quindi filosofia, antropologia, manifestazioni artistiche in ambito architettonico, in ambito pittorico, scultoreo, musicale, la letteratura. Ricordiamoci che noi siamo degli insegnanti di lettere e che quindi
siamo più adatti di altri, no, a giocare con l'interdisciplinarietà. Ma c'è l'aspetto economico, c'è l'aspetto demografico, c'è l'aspetto sociologico, c'è l'aspetto di storia della scienza, quindi della medicina, della biologia. Ecco dunque che davvero vediamo quanto sia differenziato il fare ed il discorso storico in generale. Allora, proverei ancora a, diciamo, chiudere questa sezione e, come vi dicevo, passare subito dal piano teorico al piano pratico, cioè che cosa, come organizzare ad esempio una lezione sulle pandemie. Allora, per muoverci quindi su questo argomento, noi possiamo, io a mio avviso dobbiamo, spaziare enormemente nel tempo e nello spazio, perché parlando di pandemie, noi possiamo partire, diciamo pandemie ed epidemie, okay? Perché non è ovviamente esattamente la stessa cosa. Si potrebbe partire dal primo libro dell'Iliade, quindi dall'VIII secolo a.C. addirittura, no? Laddove Omero parla specificamente di peste, quando descrive il flagello che Apollo volle scatenare, volle infliggere agli Achei per avere commesso sacrilegio e avere oltraggiato il sacerdote Crise. Qui siamo naturalmente su un piano, diciamo, mitico-letterario, però ci serve semplicemente per capire quali radici lontanissime hanno questi fenomeni. E poi invece se ci muoviamo sul piano proprio delle attestazioni storiche, anche qui abbiamo una moltitudine di esempi che possiamo fare. Si può partire naturalmente dalla peste di Atene, meravigliosamente raccontata da Tucidide. Si può andare avanti trattando della peste Antonina, trattando della peste Giustinianea, anche qui raccontata da un altro storico straordinario, cioè da Procopio. E poi ciò che tutti facciamo, qualunque insegnante tratta ovviamente della peste nera di metà 300, e poi tutti gli episodi, le manifestazioni della peste in età premoderna e moderna, quindi la peste che sconvolse l'Europa durante la guerra dei 30 anni, la peste di San Carlo a fine 500, insomma gli esempi sono davvero moltissimi. E qui, siccome abbiamo citato Tucidide e Procopio, insisto proprio sul piano interdisciplinare e in particolare sull'osmosi tra storia e letteratura. Perché? Perché i grandi cronisti della peste sono stati grandi scrittori e non solo storici di professione come Tucidide, come Procopio, anche se gli storiografi antichi è difficile dire davvero se fossero degli storici, se fossero dei letterati, probabilmente erano le due cose insieme. Ma in età moderna tra i più straordinari testimoni e raccontatori di questi eventi ci sono proprio stati grandi romanzieri. Ed è ovvio che noi italiani pensiamo subito a Manzoni, ma altrettanto affascinante è il racconto che fece Daniel Defoe della peste di Londra, che si scatenò tra il 1665 e il 1666 nella capitale inglese. Naturalmente quelli non erano gli anni, fu un falso storico, no? Quello di Defoe, ma non entriamo in questo. Però Defoe fece questo racconto straordinario. E poi, per continuare naturalmente a citare grandi romanzieri che si sono cimentati con il tema delle pandemie, delle epidemie e della peste in particolare, non possiamo non citare Camus, che è ovviamente tornato in auge in queste settimane, se ne è parlato moltissimo. Il suo La Peste, pubblicato nel 1947, è un libro straordinario che non è una cronaca, ma che racconta della peste proprio come, diciamo, quello di Camus, un roman philosophique,
prende la peste per parlare di fatto di qualche cos'altro, cioè del male metafisico. Ma comunque, insomma, intreccio quindi tra piano storico e piano letterario. Ma poi non basta, perché le discipline che noi necessariamente dobbiamo chiamare in nostro aiuto per spiegare questo fenomeno storico sono molte. Allora, vi mostro intanto un paio di altre slide. Ecco, qui avevo, questa è una carta molto molto semplice del nostro libro di Raieri, che illustra, diciamo, il capitolo sull'impero mongolo, ma anche sull'arrivo della peste a metà 300. Qui siamo ad un grado di generalizzazione molto molto ampio, ma non ci interessa. Io penso che con dei bambini di 12 anni bastino pochi tratti, cioè basta semplicemente capire che gli spazi erano amplissimi, che la peste era nata nelle regioni settentrionali della Cina, quindi all'estremità del continente asiatico, e che poi si era mossa appunto lungo queste frecce, che erano semplicemente le frecce delle tratte commerciali, dei mercanti, no? E che in questo modo si era spostata da Oriente ad Occidente. Allora, c'è poi appunto, entriamo adesso invece più nel merito. Allora, uno degli esempi che mi servono per approfondire questa idea del viaggio della peste, no? È l'appello naturalmente al piano della logistica e anche della storia dell'economia. Abbiamo citato prima i traffici commerciali. Allora, per capire come si sono diffuse le pandemie, bisogna capire come viaggiavano gli uomini. Perché? Perché nella storia e anche oggi le epidemie e le pandemie si sono mosse insieme agli uomini e laddove le infrastrutture erano più efficienti e più articolate e più veloci, maggiore era la velocità con cui si diffondeva naturalmente il morbo della peste. Questo che cosa ci dice anche? Ci dice che però la peste ha questo aspetto, quindi più le infrastrutture sono sviluppate, più le pandemie si diffondono, ma la peste è anche un fenomeno, e qui chiamo in causa invece la storia dell'urbanizzazione, la storia dell'architettura, eccetera, un fenomeno urbano. Perché? Perché la peste è legata al vivere insieme e al vivere soprattutto in tanti, in spazi angusti. Allora, sulla questione delle infrastrutture, io volevo farvi vedere l'altra slide, che è una slide della rete viaria dell'Impero Romano. Perché? Credo che sia una cosa che possa servire a spiegare ai nostri ragazzi quello che dicevo prima e che noi abbiamo visto anche nella crisi odierna del Covid-19. Allora, queste erano le strade, erano i 100.000 chilometri di strade lastricate e 150.000 chilometri di strade battute dell'impero, e noi sappiamo che la peste Antonina, che devastò l'impero tra i 165 e i 180 d.C., siamo nella seconda metà del secondo secolo, viaggiò appunto lungo queste strade, in particolare viaggiò insieme ai soldati che erano andati in Oriente per combattere contro il Regno dei Parti e che dall'altopiano iranico avevano portato appunto lungo quelle vie di comunicazione la peste in Occidente. Allora, oltre al piano appunto infrastrutturale e logistico, c'è un esempio che volevo ancora farvi, che ci riporta, no? Che ci fa viaggiare dal secondo secolo d.C. ad oggi. In analogia con quanto abbiamo appena detto, noi sappiamo che
Il Covid-19, per quanto riguarda l'Italia, questa è una delle ipotesi che sono state fatte, molto probabilmente si è concentrato in Lombardia o diciamo ha avuto i suoi effetti maggiori in Lombardia, nella pianura padana e poi nelle regioni, diciamo, dell'Emilia. Perché? Perché le regioni padane sono quelle che hanno una rete viaria concentrica, particolarmente fitta e particolarmente sviluppata, e perché sono le zone che maggiormente hanno rapporti, in particolare la Lombardia, il milanese, con il resto del mondo. È stato ipotizzato che nella diffusione, che è stata molto molto minore nell'Italia del centro e del sud, ci siano state delle ragioni geografiche che hanno bloccato l'avanzata del morbo e in particolare il tappo costituito dalla catena appenninica. E poi è stato anche detto che è probabile che il sud abbia sofferto meno anche perché la sua rete viaria è meno densa e dal punto di vista proprio chilometrico e dal punto di vista del modo in cui è organizzata, diciamo non è altrettanto altrettanto fitta, altrettanto densa e anche altrettanto efficiente. Quindi questa è di nuovo un elemento di storia dell'ingegneria infrastrutturale, eccetera, eccetera, della logistica che ci serve. Va bene, allora, volevo capire un attimo adesso come procedere. Io direi che forse quello che possiamo adesso vedere è l'altro aspetto dell'elemento, ecco, della novità, no? Della novità delle pandemie. Le pandemie sono state sempre così devastanti perché sono sempre stati fenomeni nuovi, fenomeni che hanno preso gli uomini alla sprovvista. E da questo punto di vista c'è una descrizione bellissima che Tucidide fa nella guerra del Peloponneso, proprio su questa, sulla comparsa di questo fenomeno del tutto inedito. Allora, Tucidide scrive: i medici non erano capaci di combatterla perché non la conoscevano, infatti erano nella situazione di curarla per la prima volta. E Covid-19, non sappiamo, non sapevamo di che virus si trattava e ancora adesso abbiamo molto da scoprire, no? Sulla meccanica della sua diffusione, sulla sua resilienza, sul se ci si può ammalare di nuovo dopo essersi ammalati una volta, insomma, l'elemento del morbo sconosciuto. Tra l'altro, una delle cose anche che Tucidide meravigliosamente sottolinea è il rapporto che c'è in tutte le pandemie, e questo lo sottolinea Tucidide, ma lo sottolinea meravigliosamente anche Manzoni nelle sue pagine sulla peste. Cioè, non c'è solo l'elemento, le pandemie portano con sé non solo l'attacco virulento ai corpi, ma portano anche la demoralizzazione, lo sfascio delle strutture sociali, e questo già appunto lo sottolinea Tucidide dicendo: ma di tutto il male, la cosa più terrificante era la demoralizzazione, da cui venivano presi quando si accorgevano di essere stati contagiati dal morbo. Si tentava di curarsi l'uno con l'altro, si moriva di contagio come le pecore. E iniziò allora in città per la prima volta, in seguito alla malattia, una maggiore sfrenatezza di fronte alla legge. Le pandemie portano anche degli effetti e qui a proposito di interdisciplinarietà, di psicologia collettiva, di psicologia delle masse, che sarebbero appunto un altro aspetto, e di antropologia anche, culturale. Tutti questi aspetti potrebbero essere sviluppati. Allora, ovvio, la scienza medica anche. Noi eravamo alla peste Antonina prima, no? Di fronte alla cartina delle strade romane. Che cos'era la scienza medica allora?
era una scienza che aveva fatto strada, no? E una delle cose interessanti è che a curare gli imperatori protagonisti, insomma, di quel periodo, da Marco Aurelio a Commodo, passando per Lucio Vero, eccetera, eccetera, era stato lo stesso medico, cioè Galeno. Galeno, che aveva portato nell'impero le teorie mediche di Ippocrate e che è stato, un po' di storia della scienza, un grande, intanto è stato il fondatore della farmacologia e poi è stato un grande, di nuovo, psicofisico, è stato un grande, come posso dire, individuatore, un grande scienziato, un grande diagnostico, ecco, questa è la parola che stavo cercando. E Galeno ci ha lasciato anche lui una serie di interessantissime testimonianze. Ma la scienza medica, e qui andiamo un pochino avanti, e vi faccio vedere una piccola estrapolazione magari dal nostro libro. La scienza medica non fece molti progressi dall'età di Galeno diciamo alla metà del 300, quando si manifesta la peste nera. Anzi, da un certo punto di vista, la mentalità medievale, il teocentrismo medievale aveva fatto sì che e anche, non so come dire, l'atteggiamento fideistico verso la vita, aveva fatto sì che la scienza diventasse qualcosa di ben più razionale di quello che era, diciamo, in età antica, nel mondo galeniano. Quindi è stata qualcosa di molto più intrecciata alla superstizione, all'idea della magia. E in questo volevo farvi vedere, appunto, come da un lato, insomma, della slide voi vedete quello che, insomma, avevo cercato di sintetizzarvi: la scienza medica antica medievale incrociava biologia, psicologia, diagnostica e farmacologia. Ma quale farmacologia, ad esempio, e quale diagnostica? Questa scheda, che non è una scheda, ma che è proprio una parte del capitolo sulla peste del 300 del nostro libro Era ieri, vuole proprio raccontare un po' come si curava a quel tempo. Vi leggo proprio un pezzettino minuscolo, no? Allora, secondo i medici dell'epoca, la malattia è causata da sostanze velenose, scusatemi, presenti nell'atmosfera. Si respirava l'aria infetta, l'organismo, veniva attaccato, si innescava un processo che portava alla putrefazione degli organi interni. Ma che cos'è che scatenava, secondo i medici di metà 300, la corruzione dell'aria? L'infelice allineamento di tre pianeti, Saturno, Marte e Giove. Questa era la teoria delle stelle pestilenziali, che però non era condivisa da tutti, perché alcuni pensavano che fossero invece, che la causa fossero dei fumi velenosi che fuoriuscivano dalle viscere della Terra. E come si pensava di curare una malattia così grave, così invasiva? E qui ci abbiamo i fichi e abbiamo l'aglio. Si pensava che bisognasse mangiare due fichi freschi con rucola e nocciole ogni mattina, consumare molte spezie come zafferano e pepe, che erano naturalmente molto costosi. E poi, diciamo, abbuffarsi di tutto ciò che era aromatico, che si pensava uccidesse il morbo, quindi l'aglio, le cipolle, i porri, eccetera, eccetera. Ecco quindi le fantasiose ricette della scienza medievale. Allora, abbiamo visto quindi come integrare, ad esempio, il nostro racconto con degli elementi di storia della scienza e storia in particolare della medicina. Ma possiamo fare uso anche dell'apporto di altre discipline. Allora, vi mostro l'altra slide. Allora, questa è sempre una
una parte, insomma, del nostro libro che ci porta un pochino più avanti. Un aspetto che assolutamente bisogna tenere, magari ritorno, diciamo, sulla slide tra un momento, che bisogna anche tenere presente, no? Quando si parla di grandi malattie, è lo stato del corpo. E naturalmente l'alimentazione in questo ha una enorme importanza. Allora, le epidemie, come posso dire, le fasi plurime, ripetute dell'arrivo della peste in Europa durante il 500 e il 600, furono anche, diciamo, aiutate nella loro recursività, dalla debolezza e dall'alimentazione terribile che aveva gran parte della popolazione. Ed era proprio su questo, appunto, la scheda che volevo mostrarvi sull'alimentazione dei poveri, no? Tra l'altro c'è anche un po', soprattutto nel sottotitolo, un omaggio a quelli che sono stati gli studi pionieristici di Piero Camporesi, no? In questo ambito. Vi mostro, ecco, allora la vita dei poveri, quindi nella prima età moderna, panda poveri, panda cani, no? Queste sono proprio le parole di Camporesi. Semplicemente si racconta, questa è una scheda di economia e di società, come i poveri fossero perennemente affamati, come fossero, dovessero convivere con il gelo che ricopriva il corpo, il loro corpo di piaghe, piaghe che non erano molto diverse dalle ferite di arma da fuoco. Erano tormentati dai pidocchi e dalle pulci e conducevano un'esistenza, e qui di nuovo sono le parole di Camporesi, alle soglie dell'animalità. E soprattutto mangiavano quello che si definiva pane da cani, ovvero un pane di scarto fatto con farine che spesso erano infestate dai vermi. Quindi corpi che si nutrivano in questo modo non potevano certo essere particolarmente resistenti di fronte all'attacco di mormi di quel genere. Siamo ormai in chiusura, diciamo, del nostro incontro. Ancora una piccola cosa. Abbiamo parlato di arte, ma non solo di arte, anche di architettura. Voi sapete che ci sono, insomma, ovviamente i fenomeni storici vengono inscritti, vengono testimoniati, non solo nelle fonti scritte, ma anche nelle fonti iconografiche. Quindi l'arte è sempre documento. Allora, volevo farvi vedere come noi abbiamo usato all'interno del nostro libro anche l'iconografia per fare storia. Cioè, l'iconografia nella manualistica non deve essere accessoria, deve essere assolutamente fonte. E quindi, qui vi propongo un'altra doppia pagina del nostro libro, dove prendiamo in esame uno dei motivi iconografici più famosi della storia dell'arte del 300, cioè il trionfo della morte, 300 e 400, il trionfo della morte. Qui siamo a Palazzo Sclafani, a Palermo, e le didascalie di questa riproduzione mettono in luce come questo motivo, che appunto mostra sostanzialmente il terrore della popolazione nei confronti delle fiamme dell'inferno, del giudizio e della morte, di quello che sarebbe avvenuto dopo la morte. Questo tema ebbe molta fortuna durante gli anni della peste e negli anni successivi. Si vedeva appunto, in questo caso si vede la morte, che è rappresentata come appunto uno scheletro a cavallo, uno scheletro terribile, terribile che brandisce un arco e una falce, al galoppo su un cavallo, lui stesso un destriero scheletrico, e la morte irrompe in questo rigoglioso giardino, calpestando e quindi falciando, livellando, no? La morte è la grande livellatrice, falciando le vite di imperatori, papi, vescovi, frati, nobili, dame, no? Che
che sono tutti trafitti dalle frecce letali scoccate appunto dalla morte. Ecco dunque ancora un aggancio all'arte. E poi, e con questo veramente chiudo il discorso, si può parlare di arte, ma si può parlare per esempio anche di addirittura di edilizia, cioè come scomparve la peste dall'Europa. Allora, con modalità che non sono ancora chiare neanche agli specialisti, nel senso che sono state formulate delle ipotesi, quella più accreditata è che la peste scomparve agli albori del Settecento dall'Europa, molto probabilmente perché si cambiarono i materiali con cui si costruivano le case. Cioè, mentre in età medievale e nella prima fase dell'età moderna si continuava a costruire soprattutto in legno, quando si iniziò a costruire invece massicciamente, estesamente in pietra, allora le condizioni cambiarono e la peste probabilmente sparì. Per quale motivo? Perché il Mus Rattus, che è il ratto nero, quello che nel 300 aveva portato, no, sulle navi dei mercanti veneziani, probabilmente aveva portato ad Istanbul, a Costantinopoli, il morbo della peste. Il Mus Rattus scomparve perché il Mus Rattus proliferava perché si nutriva di legno e venne sostituito da un altro ratto, il cosiddetto ratto marrone, che è un ratto scandinavo, che è un veicolo non altrettanto potente, intanto non si ciba di legno, e poi non è un veicolo altrettanto potente, il suo sangue non è un veicolo altrettanto potente del morbo della peste. Ecco dunque che abbiamo anche qui elementi di storia dell'edilizia ed elementi anche della trasformazione dei biomi, dei sistemi faunistici, no? E quindi ancora un ulteriore piano di interdisciplinarità. Allora, chiudo questo incontro con voi con invece due fonti letterarie. Due fonti letterarie che hanno delle convergenze che mi hanno veramente colpita e che quindi mi sono sembrate particolarmente adatte per un confronto. Sono due fonti che sono separate da 2500 anni di storia all'incirca. Siamo ancora su un frammento della guerra del Peloponneso di Tucidide e poi siamo alla chiusa del meraviglioso romanzo di Camus, La peste. Ci sono appunto echi e consonanze su un concetto in particolare, cioè quello che non si è mai a riparo dalla peste, perché la peste ritorna o prima o poi, non è mai depellata con certezza per sempre. Allora proviamo a vedere, sono molto brevi le due citazioni. Allora, Tucidide, quindi V secolo a.C., no? Peste di Atene 430 a.C. Io per mio conto dirò come si è manifestato e con quali sintomi, cosicché se un giorno dovesse ritornare ad infierire, ciascuno, conoscendone le caratteristiche, abbia modo di sapere di cosa si tratta. Tutto chiaramente esporrò, in quanto io stesso ne ho patito e ho visto molti colpiti dal contagio. Se un giorno dovesse ritornare ad infierire, avrete modo di sapere di che cosa si tratta. Camus? Ultima pagina, proprio, anzi, ultime righe della peste. Sapeva il protagonista, si fa riferimento al protagonista, il medico eroe, antieroe, Rieu. Sapeva quello che la folla in festa ignorava e che si può leggere nei libri, cioè che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decenni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere da letto, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle carte, e che forse sarebbe venuto il giorno in cui,
Per disgrazia e monito agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi e li avrebbe mandati a morire in una città felice. Ecco, allora, spero che questa conversazione sia stata davvero in grado di mostrarvi un esempio, perché questa insomma era la mia intenzione, un esempio di fruizione di tanti materiali diversi provenienti da tante discipline per costruire un discorso storico che possa essere adatto agli studenti. È ovvio, ma questo insomma tutti lo sappiamo, che la modalità, no, di presentazione varierà, poi anche il numero di spunti varierà poi a seconda del grado di scuola in cui noi ci muoviamo, no? Ma l'importante è avere provato a delineare una strada, un percorso. Vi saluto facendovi davvero i miei migliori auguri per questo periodo che per nessun docente è facile, e sono a vostra disposizione in chat per eventuali domande. Un carissimo saluto, arrivederci.